Il playground di Via di Valle Porcina ad Acilia, realizzato dal CONI con le risorse stanziate dal governo attraverso il fondo Sport e Periferie, è senza controllo. L'opera è stata già presa di mira dai vandali. Siamo in attesa praticamente del collaudo del preziosismo che dovevamo ricevere sul nostro decimo municipio, l'unica area praticamente destinata su quella che era stata la legge sulle periferie, Sport e Periferie del 2015, sul triennio 2015-2017, che erano stati impiegati 100 milioni di euro praticamente su tutto il territorio nazionale e di cui noi dovevamo usufruire di questa bellezza che vedete qui dietro. Soltanto che è stata lasciata dopo la realizzazione, al termine dei lavori, in attesa del collaudo, al vandalismo praticamente delle persone che sono già entrate e che hanno fatto, come dire, divelto alcune strutture. Noi siamo così, abbiamo scritto, abbiamo subito messo in atto quello che è il nostro compito fare come comitato di quartiere, cioè fare praticamente delle segnalazioni. Speriamo solamente che l'amministrazione ottemperi immediatamente, considerando che ci ha già chiamato il CONI dice che non è più competenza loro, ma delle strutture comunali. Siamo in attesa di una risposta definitiva e, se possibile, anche di una recinzione del parco. Quali sono stati gli atti vandalici? Ma di atti vandalici ce ne sono stati molteplici. Purtroppo viviamo in una società dove è di gran lunga superiore in civiltà, per cui questi giochi che sono stati aperti, sono stati messi qui in questo parco, sono belli, ma purtroppo spesso e volentieri vengono e li distruggono con una certa facilità. Io credo che in questa società dove si sa il degrado è sempre più forte, si sente sempre di più, bisogna insegnare prima di tutto ai bambini che saranno il nostro futuro, imparare a comportarsi in maniera civile. Sono veramente preoccupato che una volta lasciato libero, no, dopo i collaudi eccetera, questo venga distrutto come è stato distrutto d'altronde. Il già esistente parco giochi, eccetera. Ora io dico, una bella recinzione qui. Non è stato ancora collaudato e già ci sono atti di vandalismo. Eh sì, guarda, questa è una grande tristezza, ci preoccupa tanto. Noi abbiamo lottato tanto, abbiamo fatto delle feste, abbiamo fatto tanto per sensibilizzare le autorità negli anni, sono ormai 6-7 anni che abbiamo fatto queste sensibilizzazioni e quindi ci teniamo tantissimo che questo parco possa partire, possa essere protetto. E noi ci auguriamo proprio che l'amministrazione faccia qualcosa e che affidi all'associazione del territorio questo pezzo di terra. Anche l'area giochi e l'attiguo parco sono stati completamente vandalizzati, come più volte segnalato dal locale comitato di quartiere. Da Acilia per Canale 10, Paolo Leone.